Sarà un Mediterraneo capace di stupire, guardando alla grandezza del passato che si riflette nella tragica eppure speranzosa attualità del presente. Si presenta così la 52esima stagione lirica del Macerata Opera Festival, presentata nei giorni scorsi all'insegna delle tre immortali opere, Otello, Norma e Il Trovatore, e di un nutrito cartellone in programma con il Festival Off. Numerosi gli eventi pensati dentro e fuori lo Sferisterio, a partire dalla Festa dell'Opera che il 30 giugno al Teatro Romano Elvia Recina di Villa Potenza inaugurerà l'edizione 2016. Tra gli appuntamenti, ideati in un'ottica di sinergia sempre più proficua con le diverse realtà culturali e associative locali, come ribadito in conferenza stampa dal sovrintendente dell'associazione Arena Sferisterio, Luciano Messi, spiccano anche quest'anno gli aperitivi culturali curati da Cinzia Maroni, nonché la rassegna di Pomeridiana organizzata da Adam, assieme ai prestigiosi titoli dei Martedì e Mercoledì Mania. Ed è davvero il sintomo della buona salute di cui gode il Festival Off, perché è un orgoglio del territorio che fa conoscere questa realtà e dà sapore al festival stesso in tutto il mondo. Oltre al tradizionale appuntamento in città con la Notte dell'Opera il 4 agosto e l'evento clou del Festival Off, Medea, da Cherubini a Pasolini, che l'11 agosto vedrà protagonista il soprano Daniela De Sì, è da sottolineare anche la mostra Sex Continent, che verrà inaugurata il 15 luglio al Palazzo Buonaccorsi con gli scatti di Mattia Insolera, fotografo bolognese che ha raccolto testimonianze di viaggio toccando 13 paesi. Un tema, quello dei migranti, che oggi come ieri attraversano il sesto continente alla ricerca di un futuro, in quel Mediterraneo in grado di accogliere e custodire storie, tragedie e sogni, che rappresenta il filo conduttore della prossima stagione lirica. Norma, Trovatore, Otello sono, come dire, ponte artistico rispetto ad altri oggetti d'arte, ma soprattutto a realtà tragiche che costellano e puntellano la vita di questo meraviglioso luogo che è il Mar Mediterraneo. Quindi dalla Medea di Euripide deportata dalla sua Colchide in Grecia e ivi abbandonata, fino al destino terribile dei migranti siriani che sono costretti a lasciare una casa che non hanno più per trovare un senso e una possibilità di esistenza. Ecco, mi sembra che il melodramma sia davvero quell'amplificatore, quell'anello di congiunzione di cui abbiamo tanto bisogno, e dirlo con il tema del festival, devo dire, ci costringe a non chiuderci dentro quel bellissimo tempio che è lo Sferisterio, ma far sì che l'opera sia un campanello d'allarme, un segno di allerta rispetto ai drammi del passato che sempre si ripetono. Infine, ad illuminare il Festival Off, a dimostrazione di come attraverso l'opera si possa abbracciare ogni genere di musica, sarà il pop con i due grandi concerti in programma. Il 24 luglio con Goran Bregovic, evento realizzato in collaborazione con Adriatico Mediterraneo, mentre il 14 agosto, sulla scia dello strepitoso successo ottenuto a Sanremo, sarà il talento di Ezio Bosso ad incantare la platea nella suggestiva arena maceratese.